Prego di sedervi, incominciamo subito e anche invito a intrattenervi quelli che sono venuti anche per la prima proposta. Chaim Potok, o forse come sarebbe più corretto dire Chaim Potok, è uno dei più grandi scrittori americani e uno dei più grandi scrittori della di segno di matrice ebraica del secolo del Novecento. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo qui al meeting diversi anni fa, nel 2000, e di incontrarlo prima a Milano nel primissimo approccio e conoscenze, amicizia duratura che poi ne seguì al Centro Culturale di Milano. A Giancorrado Peluso, professore di letteratura italiana nei licei di Milano, abbiamo chiesto di introdurci alla sua personalità, alla sua poetica, anche attraverso l'indicazione di alcuni libri. Il tentativo è quello, attraverso un lettore appassionato, di offrire un punto di vista che renda ragione della sua espressione, naturalmente, e che però illumini il motivo profondo per cui ogni scrittore offre la sua opera, cioè quella di illuminare l'esperienza umana in modo tale da condividere come un pezzo di pane quello che è il significato profondo e misterioso dell'esistenza. Giancorrado Peluso, non tolgo altri minuti, a te la parola. Ringrazio Camillo Formasieri e attraverso lui il meeting per l'invito. Questo autore, di cui è stato ricordato la presenza al meeting al Centro Culturale di Milano, è sicuramente una delle figure chiavi, a mio parere, della narrativa americana degli ultimi 20 anni, nel campo soprattutto di quello che è il filone ebraico. Vorrei solo iniziare, poi vedremo anche un filmato che ci farà capire lo spessore, da un libro famoso, La storia degli ebrei, che è l'unico libro non narrativo ma di saggistica di questo autore, che in realtà si forma come rabbino e studia nella scuola universitaria, diremmo, come rabbino. A un certo punto decide anche egli, come alcuni suoi personaggi, di essere un romanziere e ne sarà grande. In questa storia degli ebrei comincia a scrivere, dice: sono americano ed ebreo. Ai primi del Novecento mio padre venne in America dalla Polonia. Parlava spesso del singolare destino del nostro popolo, un destino scelto per noi dal solo Dio trascendente. Mio padre si esprimeva spesso in tema militare. Gli ebrei erano l'avanguardia dell'umanità, le pattuglie ne avevano scoperta. E a differenza di uno storico, Trevelyan, che considerava la storia priva di inizio e di fine, mio padre interpretava la via che conduce dalla creazione del mondo fino al Messia e alla redenzione. Nelle scuole in cui trascorsi la giovinezza mi vennero insegnati l'ebraismo di mio padre e la storia ebraica. Quindi è un autore che è profondamente radicato nella tradizione ebraica di origine polacca. Il nonno era probabilmente russo, Potok che significa fiume, che è una vita, e Chaim significa come termine vita anch'esso, in ebraico vuol dire vita. È un uomo profondamente radicato nella tradizione ebraica del mondo yiddish, del mondo chassidico, che si conosce anche in Europa, anche noi in Italia, attraverso altri grandi autori, ad esempio Singer, un autore americano, Malamud. Ma la cosa impressionante di Potok è che, mentre in questi grandi autori inglesi, che scrivono tra l'altro in inglese oltre che in Yiddish, emigrati negli Stati Uniti o dopo la prima guerra mondiale o dopo la seconda guerra mondiale, e in questi autori il mondo Yiddish, cioè il mondo della tradizione ebraica europea, cioè della Russia e dell'Austro-Ungheria europea, il mondo di Josef Roth, per indicare un altro autore, è un mondo sostanzialmente della nostalgia, un mondo passato, un mondo lontano da dove, dice il titolo di un libro famoso di Magris su Roth. In Potok questo mondo non è un mondo passato, non è un mondo della tradizione, quindi qualcosa di buono, di bello, ma
ultimamente che non ha più nulla che a dire nel presente. Non è un mondo morto, è un mondo vivo, seppur dentro un conflitto di cui è piena l'opera narrativa di quest'autore. Per cui noi vediamo che alle radici dell'opera di Potok sta la coscienza che l'opera narrativa, quindi il romanzo, può, come dice un'affermazione sua, rendere universale le esperienze particolari. Qual è l'esperienza particolare di cui parla Potok? L'esperienza della propria giovinezza, della propria vita, del mondo ebreo di Brooklyn, del dopoguerra, dell'inizio dello Stato ebraico, che sono i temi dello sfondo storico di Danny Leletto. Ma questo mondo è un mondo che vive un profondo conflitto con la modernità. Vedremo adesso due frammenti storici in cui vediamo dal libro, Danny Leletto, che è stato tratto un film, Danny Leletto, vedremo un frammento che è il numero 3 e 4, dove il primo frammento è sulla storia, la proclamazione dello Stato di Israele e la fine della guerra. Una festa. Stanotte i nazisti hanno firmato la resa incondizionata della Germania agli alleati. Vado a prendere della birra. Prima non avrei mai potuto immaginare quante cose un rabbino doveva fare. Battezzare bambini, celebrare il mitzvah ed con i ragazzi, comporre le liti fra gli adulti. Tutto il giorno la casa del rabbino Saunders era un andirivieni continuo di gente che veniva a chiedergli consigli su tutto e per tutto. E adesso cosa ne faccio? Conservalo, vedrai che ti porterà fortuna e ti sposerai con la ragazza che ami. Ma il momento più bello era quando si sposavano e poiché oramai ero considerato un membro della famiglia, venivo invitato anch'io alla cerimonia. Coraggio! No, aspetta, non so ballare! Come avete intuito per questo frammento, il mondo di cui parla Potok è un mondo, cioè un mondo pieno di senso. È il mondo, potremmo dire, della realtà, tanto che i suoi romanzi sono pieni di un realismo profondo. E vorrei, per spiegarlo, citare un altro autore, caro anche al meeting, che è la nostra storia, un autore ebraico, Appelfield, il quale in un discorso a Torino del 2008, proprio sulla lingua e il silenzio, che è un grande tema di Potok, tra l'altro, rappresenta il mondo della realtà, il mondo della Bibbia, della storia biblica, in questi termini. Al pari della letteratura greca, la narrativa biblica si occupa dell'uomo, della sua esperienza di vita e dei suoi limiti, così come le grandi questioni, lo scopo della vita e la sua finitezza. Le grandi letterature, anche quella biblica, si fa non solo attraverso il che cosa, ma anche intorno al come, cioè il problema dello stile, del modo di raccontare la storia.
cioè la radice della narrativa, quindi di Pottock, come anche per Appelfeld, è proprio la storia come viene rappresentata nella Bibbia, la storia di un uomo, una storia particolare, ma che ha un valore universale. Questo senso della realtà è quello che permette a Pottock di superare, diremmo, lo scoglio della narrativa ebrea americana, che si riduce in una ultima immagine nostalgica del passato, come dicevo prima, di Singer, di Malamud, questi grandi scrittori, grandissimi, o ultimamente cinica, come in un famoso autore, Philip Roth, perché che è un po' il versante narrativo dei grandi registi di cinema, come Woody Allen, che Woody Allen rappresenta in modo profondo le domande dell'uomo, le domande più profonde dell'esistenza, ma con la percezione che la risposta non può mai essere presente. Mentre per una strana questione che io ho cercato di capire, si vede che in tutti i romanzi di Pottock l'esperienza individuale dell'uomo, radicata in una storia, non è solo un conflitto fra individuo e tradizione, ma diventa la possibilità di andare avanti nella vita con una propria identità nuova, come sarà nel famoso Asher Lev, che diventa pittore, un mestiere apparentemente trasgressivo, cioè un'opera, un'attività che è proibita dalla legge ebraica, effettivamente proibita, o come Danny l'Eletto, che sceglierà di diventare psicologo. E quindi un'attività che non continuò la tradizione paterna che era chassidica del rabbino. Quindi questa forza narrativa dell'opera di Pottock in che cosa si radica? Dicevo prima, in una capacità profonda di realismo, cioè di rappresentare la realtà nel particolare e nel suo significato universale. Non solo, ma in questo modo che è tipico del romanzo e che è tipico di questi romanzi ormai, nella storia accadono degli eventi, dei fatti che diventano particolarmente significativi, cioè che ne mutano il destino. Ad esempio in Danny l'Eletto, che inizia, come vedremo adesso in un frammento, con una partita in cui si sfidano due scuole di New York durante gli anni della guerra, ma due scuole che hanno concezioni della vita diverse, i chassidici, quindi che vanno in giro per New York, e come adesso in alcuni quartieri di Israele, di Gerusalemme, con le basette lunghe, i filacci per ricordarsi la legge, come prevedeva il Deuteronomio, che porrai davanti agli occhi le leggi, le mie prescrizioni, si scontrano con un'altra squadra di un'altra scuola che invece sono ebrei più laici, diremmo. Quindi vediamo un secondo questo inizio per capire come un evento particolare diventa ciò che mette in moto la storia di Danny e il suo amico Rewen. Quindi vediamo il frammento numero 1A. Non credo che io e Danny ci saremmo mai incontrati se non fosse scoppiata la guerra e se gli ebrei degli Stati Uniti non avessero voluto dimostrare al mondo che sapevano combattere con coraggio come tutti gli altri americani. Credevamo di poterlo provare pure noi giovani quando, giocando a softball con i ragazzi del quartiere, la mettevamo giù dura. Anche se Danny e i suoi amici vivevano in una comunità poco distante da casa mia, era come se fossero persone che venivano da un altro pianeta, perché Danny apparteneva ad un gruppo di ebrei molto ortodossi. Si vestivano e portavano ancora capelli lunghi come i loro antenati dell'Europa orientale, da dove erano emigrati in America. Avreste dovuto vederli il sabato mattina come correvano nella loro piccola sinagoga. E anche 1B allora. Dai, Rovin, fagli vedere chi sei! Gol! Stai attento, Rovin, da bravo! Dai, Rovin, forza! Gol, 2!
La storia la riprenderò dopo, ma il passaggio è che per questo colpo della palla deve andare in ospedale e quindi dovrà riprendere lentamente la funzione dell'occhio. Ed è interessante questa l'idea della visione, dell'occhio, perché l'occhio è veramente il modo di guardare la realtà. E quindi nella narrativa, in questo romanzo di Potok, si vede come c'è un contrasto, un rapporto interessante fra il vedere e il non vedere, dove il vedere vuol dire guardare la realtà con occhi nuovi, e l'altro rapporto che mette in gioco è fra l'ascoltare la parola e il silenzio, dove a volte uno può stare davanti a un altro senza veramente ascoltarlo. E leggerò dopo due dialoghi. Ma per terminare, questo frammento ci ha fatto capire come la narrativa di Potok, così profondamente radicata nella storia del proprio popolo e così dentro la storia attuale, diremmo, degli ebrei del dopoguerra negli Stati Uniti, fino in alcuni romanzi fino all'invasione dell'Iraq, della prima invasione dell'Iraq con Bush, prima guerra nell'Iraq, quindi profondamente radicati nella storia, in questi romanzi ciò che mette in moto tutta l'avventura dei personaggi, dei protagonisti, sono degli eventi particolari. Per cui questo profondo realismo e questa capacità di leggere nella realtà degli eventi che diventano significativi, determinanti la persona. E il terzo passaggio che rivela questa grandezza della narrativa realista è proprio nel rapporto della parola col silenzio, che è un'osservazione che faceva lo stesso Appelfeld nel discorso che citavo prima, in cui, commentando il grande episodio biblico del sacrificio di Isacco, un sacrificio che ad esempio Chagall rappresenta in un modo magistrale nel museo biblico di Nizza, questo sacrificio in cui il padre in silenzio va col figlio, tutta la scena si gioca anche nella Bibbia nel silenzio. E il silenzio è lo spazio non solo da cui sgorga la parola dei romanzi di Potok e la grande narrativa o la grande poesia, ma il silenzio è il modo con cui Dio interviene nella vicenda dell'uomo ed è il modo con cui il rabbino padre di Danny, educa il figlio di una forma un po' particolare, come leggerò finendo una citazione. Quindi il passaggio di Appelfeld che finisco di citare dice: è il silenzio più della parola ciò che caratterizza questo momento del sacrificio di Isacco. Il non detto qui è molto più di ciò che è detto. Ogni volta che ci troviamo di fronte all'abisso, la parola ammutolisce. Allora, che cosa accade in questo liminare, in questo frangente della realtà dell'uomo, in questo momento in cui è più forte il silenzio, o, che è un tema bellissimo di Potok, ma che possiamo toccare, le lacrime, e come oggi ascoltando la Paravicini, di questo nascere della vita, uguale, o il silenzio davanti al sorgere della vita, o le lacrime del dolore e della felicità. Questo silenzio perché accade? Perché sta accadendo qualcosa di nuovo, ma questo silenzio accade e in questo silenzio accade ancora un'altra cosa, cioè che questa novità che avviene è data dal rapporto in cui l'uomo, in quel caso lì Abramo come Isacco, in cui l'uomo capisce che è costituito da un rapporto. Questo rapporto è di uno che ti chiama, tant'è vero che nell'episodio biblico della Genesi, Abramo, come dice un grande critico, Auerbach, tutto il rapporto che accade in quella scena è dato dalla risposta di Abramo, che dice: tu mi vedi. Mentre noi tradurremo io ti chiamo, dice sono qui, non mi vedi, la Bibbia dice tu mi vedi, cioè l'uomo è costituito dal rapporto con un altro. Riallargando l'osservazione, tutta la narrativa di Potok è veramente dettata da questa profondità in cui le figure che sono dentro la storia, che sono dentro una tradizione, da cui cercano di uscirne per ricomprenderle o per superarle, ma sono comunque costituite dal rapporto con un tu, con un altro.
Ed è questa grandezza del personaggio, cioè questa identità che un uomo ha, perché l'ha di fronte a un altro che lo chiama, per cui è l'eletto. Danny l'eletto vuol dire scelto nel titolo originale del libro, Chosen, e qui è la promessa, la continuazione del libro, perché la vita è questa promessa, cioè la vita è questo rapporto con un altro, la vita è rispondere a un altro, vocare, come l'educazione, provocare, vocare. Questo rapporto costitutivo è quello che è ciò che rende il personaggio tale. Per cui è l'ultimo dato che ci fa capire come la narrativa di Pott, che è veramente una novità nel romanzo del nostro secolo, fine Novecento, 2000 anni che viviamo, perché la narrativa, come citava l'altro giorno Javier Prades, manca ormai di esperienza. L'arte di narrare è al tramonto, diceva nel 1936 Benjamin, la citazione che aveva ripreso anche dottor Prades, padre Prades, l'altro giorno nella conferenza. L'arte di narrare, cioè di raccontare esperienze, è al tramonto. Concludo con due citazioni, poi leggo un pezzo, due pezzi e ne vedremo poi il finale, di Danny l'eletto. Le due citazioni con cui vorrei concludere sono una legata a questo concetto di esperienza, cioè che cosa accade nella narrativa di Pottock? Che questa forza viene dal fatto che gli eventi particolari, le trame, le vicende, i personaggi passano veramente per delle esperienze. E quindi quello che apparentemente può sembrare, come mi osservavano alcuni professori, un po' ripetitivo nelle sue opere, non lo è assolutamente, perché ogni personaggio è veramente unico e irrepetibile, ha un suo nome, ha una sua chiamata, ha un suo compito. Poi è chiaro che c'è una prima parte e una seconda, il mio nome è Asher Lev, dopo sarà il dono di Asher Lev, però il personaggio è lo stesso. La prima parola che vorrei fissare, più di una seconda, e poi finisco citando due passi del libro e vedendo un frammento, sono la parola prima esperienza. Negli anni in cui in Germania la comunità ebraica tedesca, negli anni 20, si trova in un momento di grande ripensamento, da cui emergono delle figure anche di filosofiche magistrali, per esempio Martin Buber, Rosenberg e altre figure. C'è una conferenza, una serie di lezioni universitarie di Buber su questo tema, la religione come presenza, che è già un'idea impressionante, cioè Dio presente nella vita dell'uomo. E in un passaggio parla della parola esperienza, riprende la famosa frase banale: la nostra vita cosciente, letta in un libro, dice, consiste di esperienze. Quindi è quello che diremo tante volte, si dice, no? Uno fa tante esperienze, e lui dice, ma cosa vuol dire esperienze? Che siamo coscienti di quello che viviamo? Ma allora se è così la frase non dice niente, a meno che, dice a un certo punto, nell'argomentazione, la parola esperienza significa quello che viene acquisito quando si viaggia, quando si attraversa il mondo, oppure, vorrei quasi dire, quando si attraversano le cose. E qui, 16 anni prima di Benjamin, la parola esperienza, come la pone Buber, dice la stessa cosa. Cioè, uno può narrare perché fa delle esperienze. Il narratore sapeva narrare perché aveva fatto esperienza, aveva viaggiato molto. Ma qui Buber aggiunge una cosa che è ancora più profonda. Non è che uno narra, fa esperienze perché viaggia e vede molte cose, vede molte mostre, ascolta molta gente, molti libri, ma dice, uno, c'è un viaggio dell'anima, cioè della coscienza di sé, che è un viaggio del mondo o un viaggio attraverso le cose. Questo attraversare le cose mi ha ricordato, ed è la seconda citazione che faccio, mi ha ricordato una visione magistrale di Hannah Arendt, in cui mette a fuoco la parola inizio, perché la possibilità di attraversare le cose, cioè di vedere le cose, riprendendo la metafora dell'occhio ferito di Rewen dal suo amico Danny, la possibilità di vedere le cose con occhi nuovi, questa possibilità, dice Hannah Arendt, è data perché la vita che io guardo con meraviglia, con stupore,
e non con lo scetticismo, il nichilismo di cui abbiamo questi giorni risentito l'orrore, l'abisso. Io guardo la realtà con occhi nuovi perché c'è un inizio, e Hannah Arendt riprende qui Sant'Agostino proprio sull'idea della nascita. Ma Hannah Arendt, quando scopre questa cosa, è questo che mi ha impressionato, lo scopre ascoltando l'Alleluia di Handel nel 1952, eseguito dalla Münchner Philharmoniker, e scrive nei suoi diari, e poi un amico, scrive: l'Alleluia è comprensibile soltanto a partire dal testo. Ci è nato un bambino, incarnatus est, natus est un puer. E poi dice: ogni inizio è salvezza, per amore dell'inizio, per amore della salvezza. Dio ha creato l'uomo nel mondo, ogni nuova nascita è come una garanzia della salvezza del mondo, come una promessa di redenzione per chi non è più all'inizio. E poi riprende un suo amico Erich Blücher, che dice: ho ancora in testa e nel corpo l'Alleluia di Handel. Per la prima volta ho capito la grandezza di c'è nato un bambino. Cioè, e poi dice: perché è importante l'inizio? Perché il mondo rinasce per la prima volta, riappare per la prima volta, viene reinterpretato con categorie nuove, per cui dice sostanzialmente il mondo è per i neoi, cioè in greco per i nuovi. Cioè, quindi con questa citazione a me sembra, dovrei svilupparlo, non abbiamo il tempo, era solo mezz'ora, vediamo un frammento adesso, ma mi sembra che la grandezza di Pottock, cioè che un romanzo dica la realtà nella individualità di cui è costituita una persona e nella storia di cui siamo, in cui siamo immersi, questa potenza della sua narrativa, della sua capacità anche di descrivere il mondo che presenta, nasce proprio perché in tutte le sue opere i personaggi che sono magari giovani, ragazzi, da vita, e che lui sviluppa negli anni, che sono nei piedi d'argilla dei vecchi, però che si commuove la madre perché trova un bambino, un ragazzino di 11 anni ferito, che cura, che diventa come un figlio, ed è tutta una filosofia orientale che rappresenta, quindi un altro mondo, non è neanche il mondo ebraico. E lui era in Corea negli anni del 54, Poto come cappellano, e cappellano di tutte le religioni dell'esercito, diremmo, come direzione spirituale, e scrive una storia, io sono l'argilla, con verso di Isaia, che è potentissima. Quindi questi personaggi che vengono presentati vengono messi, come dire, in scena in questi momenti di passaggio, cioè in cui la vita rinizia, perché quando un ragazzino di 11 anni diventa, va alle medie, oppure come Daniele Letto deve andare all'università e deve scegliere se fare psicologia o seguire la carriera del padre, tutto un conflitto di cui leggiamo il frammento e lo ascoltiamo, noi vediamo che la forza, concludendo l'osservazione, la forza della narrativa di Pottock è proprio questo, percepire che la realtà ha dentro questo inizio. È il momento, diremmo, della scelta, il momento della chiamata, il momento della vocazione anche universitaria o della vita. È questo momento, diremmo, primigenio, costitutivo, genetico dell'uomo. Come nella Bibbia è evidente l'esempio che citavo prima del sacrificio di Isacco, in cui Dio richiama Abramo: tu mi vedi, tu sai che sono qui, tu mi vedi, io, cioè, sono rapporto con te. Quindi questo inizio, ma che cosa avviene nella narrativa di Potto? Per cui in questo senso qua è veramente impressionante, che lui supera, attraverso questi personaggi, in parte alcuni un po' autobiografici, come anche Asher Lev, supera di schianto il tema della, come dire, il dramma della modernità. Qual è il dramma della modernità? È tutto il tema che ha sviluppato nella terza parte Prades, cioè rendere anche un'esperienza particolare della scelta che fa il pittore, che ti innamori di quella ragazza, che ti sposi con l'altra, del matrimonio, della fede che hai, del bambino che salvi durante la guerra di Corea, rendere una scelta particolare assolutamente
particolare, cioè assolutamente sentimentale, riducibile alla persona, non con un valore di proposta universale, cioè in termini nostri cattolico. Poto capisce che il mondo moderno riduce anche l'esperienza, diremmo, spirituale, che potrebbe essere più profonda per la persona, l'esperienza della morte, l'esperienza del dolore, un'esperienza individuale, non l'esperienza di un uomo e quindi di tutti o per tutti, come il sacrificio di Cristo. Dove è impressionante questo? Perdonate se aggiungo una parentesi. È proprio impressionante nel tema del dolore, perché in Asher Lev, questo bambino geniale, che è un grandissimo pittore, fin da piccolo, che non vuole abbellire il mondo, perché la mamma gli dice, siccome era proibito, però disegnava, era piccino, come uno da piccolo fa le cose un po' strane, dei giochi strani, così poteva pitturare. E la madre dice, però fai cose leggiadre, i fiori, così. E lui dice, no mamma, cioè lui fin da piccolo capisce che il mondo non è questa leggiadria. E sono gli anni del... sono gli anni 40 in cui si sente già dall'Europa quello che sta accadendo alla comunità ebraica europea. Infatti in Daniele Letto c'è un episodio dopo la scena della fine della guerra che abbiamo visto prima, in cui si vedono i primi filmati dei campi di concentramento nazisti. Quindi questo ragazzino che diventa grande, 18-20 anni, che decide di diventare pittore, con l'assenso del Rebbe, del maestro, a un certo punto dipingerà un crocifisso. E non vi leggo la citazione, ma è potentissima, perché questo crocifisso capisce in diversi momenti, o quando vede la Pietà per la prima volta a Firenze, questo crocifisso, come la Pietà, capisce che sono l'unica forma figurativa con cui l'uomo, con cui l'ebreo, diremmo, può rappresentare il dolore individuale, ma come dolore dell'umanità intera, di un popolo intero. Cioè il dolore del popolo ebraico. Infatti leggo un passaggio: la Shoah non fu soltanto una tragedia collettiva, bensì la tragedia di tanti io, delle loro infinite memorie. La crocifissione, un corpo, il corpo di Dio attaccato al legno mediante dei chiodi, è la sola immagine concreta adeguata a raccontare uno strazio che nulla ha di generico. Così la storia ha ucciso Dio, e la sola inconfessabile speranza è che sia davvero risorto. Quest'ultima parte di un critico, di Doninelli. Cioè, però, la prima parte è potente. Per Potok, la crocifissione, che è quasi una bestemmia nel mondo ebraico, che Cristo sia morto, anche per tutta l'accusa che in certi momenti della storia è stata fatta agli ebrei di essere gli uccisori di Cristo, la crocifissione agli occhi di Potok è l'unica forma, come fa anche Chagall, per rappresentare il dolore di un popolo, cioè che il dolore di un individuo è il dolore dell'uomo. Quindi, dicevo concludendo, che Potok, che ha rappresentato in modo anche autobiografico alcune figure, che lui stesso dipingeva, lui stesso decide di scrivere romanzi. Quando a 16 anni aveva letto dei romanzi di due cattolici, Joyce, Ritratto di un giovane artista, ed Evelyn Vogue. Quindi lui stesso, un po' difforme da questa tradizione, capisce che la sua esperienza, la sua tradizione ebraica, l'amore a Dio, l'amore alla sua famiglia, alla sua patria, alla sua gente, può essere nella modernità, nel mondo d'oggi, al massimo come un angolo bello, buono, ma individuale. Invece la sfida che lui accetta nei suoi romanzi potente è che questa esperienza è un'esperienza che ha un valore universale, fin nel dolore di un popolo. E quindi quello che si definisce sempre il rapporto fra la tradizione e l'individuo, che l'individuo viene schiacciato, non è assolutamente il tema centrale. Il tema centrale è se quella credenza, cioè quella fede, o quell'esperienza, per come la citavamo prima leggendo Buber, questa storia che ha millenni, che lui dice, ha ancora un valore vigente, ha un valore per i nuovi. Chiaro, i nuovi che vengono, come dice Hannah Arendt, reggeranno la realtà con occhi nuovi, ma a partire da quella tradizione. Cioè rileggeranno la realtà non più con tutto il cinismo, lo scetticismo degli anni, per chi non ha vissuto con questi occhi, ma lo leggeranno con occhi nuovi. E quindi finisco, se non riesco a soffermarmi
seppur citato di passaggio sull'idea degli occhi, del cambiamento, che è un tema anche caro a Guardini, però finiamo leggendo e poi vedendo due minuti di come il rapporto col padre di Danny è un rapporto che è dato proprio dal silenzio, in un modo un po' misterioso, perché a un certo punto il padre decide di non parlare al figlio, però in questo silenzio il padre insegna al figlio. Ma dov'è la cosa geniale? La cosa geniale è il padre invece di Rowan, cioè l'amico, quello che viene colpito, perché il padre gli dice, il padre del suo amico gli dice due cose. La prima, non sei più un bambino, gli dice, ma ti rendi conto che in questi tre anni fa eri ancora un bambino, in questi tre anni sei diventato un piccolo gigante. Dal giorno in cui la palla di Danny ti colpì l'occhio, tu non lo vedi, ma io sì, ed è bello vedersi. E poi va avanti spiegando che gli esseri umani, dice, non vivono in perpetuo, Raven, vivono di quanto dura un batter d'occhio, se si commisura le nostre vite all'eternità. Può quindi essere lecito chiedere qual è il valore della vita umana? C'è tanta sofferenza in questo mondo. Che significa dover tanto soffrire se le nostre vite non sono nient'altro che un batter d'occhio? E poi va avanti facendo rivedere come la maturazione, a partire da quel particolare, da quell'avvenimento, evento, veramente si è generata una storia, il suo cambiamento e il cambiamento dell'amicizia con Danny. Ma il padre gli fa anche capire che quando il padre di Danny, l'ebreo ortodosso che ha educato il figlio al silenzio, gli chiede di parlare e lui cincischiava perché in realtà era offeso da delle questioni, gli dice: Rowan, ma ti accorgi che si può ascoltare il silenzio? Si può ascoltare in silenzio e impararne qualcosa. E poi dice: ma non ti rendi conto che quando lui ti ha chiesto di parlargli voleva dirti qualcosa? E quello che il padre, adesso lo ascolteremo, dirà a Rowan alla fine, lo dirà a Rowan perché lo capisca Danny. Ripeto perché magari ci siamo confusi. Mentre il padre di Rowan è il padre di quella scuola ebraica più laica, diremmo, Saunders, e che era tra l'altro un sionista, quindi un uomo impegnato anche politicamente, però gli dice al figlio: tu devi accettare gli altri, perché se non fosse stato per la testardaggine di questi chassidici, di questi yiddish, di questi ebrei tradizionalisti, l'ebraismo non avrebbe resistito 4.000 anni, 2.000 anni di diaspora. Però il padre di Danny, che è il protagonista, che è quello con il cappello nero, il padre di Danny invece era questo rigido, chassidico, rabbino che educa il figlio in questi due anni al totale in silenzio. Alla fine però, quando ormai i due giovani devono decidere in quale università andare, quindi questa scelta della vita, in cui Danny deciderà di fare lo psicologo, quindi un mestiere fuori dall'ebraismo, diremmo, dall'ebraismo fondamentalista, usando un termine inappropriato, il padre convoca i due ragazzi, il padre di Danny, e parla a Rowan, ma in fondo gli parla a Rowan perché capisca anche l'altro. E qual è la grande idea che gli dice, che è commovente, perché dice: io sono stato educato così da mio padre, perché nel silenzio l'uomo può capire che non è al centro del mondo e che la vita è una cosa grande e che c'è la sofferenza. Siccome il libro vale la pena leggerli, ascoltiamo solo questo frammento e vi ringrazio. Il frammento è il numero 2. Attraverso la sua stessa esperienza comincia a rendersi conto che il mondo è pieno di gente che è sola, di persone che soffrono tanto, che sanno accettare il proprio tormento. Finché in questo silenzio nel quale ci eravamo immersi, gradualmente, il suo orgoglio immenso, il suo senso di assoluta superiorità, la sua intolleranza, incominciò come a dissolversi nel nulla, per
che aveva imparato attraverso la saggezza che deriva dalla pratica del silenzio, che un uomo intelligente ma senza cuore non vale nulla. No, perdonate così perché non si ascoltava benissimo, ma in quel silenzio che cosa ha educato il figlio? Che la sua intelligenza, dice, senza il cuore, e in ebraico dice tzadik, cioè senza l'essere giusti, l'essere religiosi, dove non c'è nessuna distinzione nel mondo ebraico, fra il mondo, l'universo morale e la dimensione metafisica, l'essere giusto, la giustizia, è l'unico modo di essere uomini. Se no io avrei avuto un figlio intelligente, che già a 4 anni dice, leggeva, dice, racconta così, ma che non andava mai alla profondità delle cose, che non sapeva attraversare le cose, che non era buono. Quindi grazie. Grazie Peluso. Non abbiamo sbagliato a scegliere Corrado. Io volevo lasciarvi con una frase che indica questa coincidenza della realtà con un nuovo inizio e con questa consapevolezza che la tradizione è sempre buona perché vive solo della sua verifica nel presente, senza paura della crisi, la crisi della persona che va in crisi e del conflitto, cioè ha fede, che Potok aveva fede, per chi lo ha conosciuto. L'interlocutore di questo dialogo svoltosi a Milano, che è nel libro dove la domanda si accende, diceva: sì, nei suoi libri c'è molta Torah e poco Dio, e questo mi sembra molto ebraico, una cosa positiva. Mi piacerebbe sapere se lei è d'accordo su questa constatazione. La risposta: no, non sono d'accordo che Dio non ci sia nei miei libri. Dio è tanto presente che le persone nei libri non si preoccupano di parlare di Dio, non se ne curano, se non nei momenti di profonda crisi. Vediamo appunto l'invocazione del protagonista in Danny l'Eletto. Quando invoca direttamente Dio? Quando apprende gli orrori dell'Olocausto. L'unico momento in cui si parla troppo di Dio, se volete, è quando Dio diventa un problema, è una questione di dubbio. Gli ebrei religiosi non parlano di Dio, parlano a Dio, combattono con Dio, vivono il verbo di Dio. Potok era deciso, era una persona veramente imponente e dura, aveva questa certezza, ma aveva anche un lato di dolcezza che potemmo sperimentare proprio qui vicino a Rimini, nella casa di un amico, fino alle 3 di notte con gli amici americani, e lui ci intonò i suoi canti e noi i nostri canti, e lui dirigeva con la mano. Con una certa commozione ricordo questo grande amico. Beh, leggete i libri che sono qua in libreria di Potok. Francia, via.